I sogni hanno la forza di connetterci al futuro. Ci trasmettono l'energia che nasce dal desiderio. Ma a volte i nostri sogni si connettono con quelli di qualcun altro e insieme conquistano il mondo. Pronto? Una cosa così. Il cuore è un po' più tridimensionale. Va bene. Per me è la migliore. Team, la forza delle connessioni. Tutti viviamo momenti unici che vogliamo proteggere. Scegli Immagina adesso di Generali, un'unica polizza che evolve con te. Contatta subito i nostri agenti generali per scoprire la soluzione più adatta a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. La verità è che non ci siamo mai fermati. Proprio quando il tempo sembrava immobile, il pensiero si è mosso in un modo diverso. In quell'istante è cambiato tutto. Abbiamo costruito qualcosa che fosse solido abbastanza da sostenere quella leggerezza. Abbiamo trovato il nostro tempo. Chi veloce, chi lento. Un tempo umano. Un tempo nuovo. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera, buonasera a tutti. Quarta serata di Talk, il momento di approfondimento voluto dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Abbiamo parlato finora di sanità, infrastrutture, ricerca, domani parleremo di lavoro, ma c'è un elemento che tiene insieme un po' tutti questi fattori, si chiama digitalizzazione. Il tema di oggi, il titolo di oggi, Innovare per essere umani, tiene insieme volutamente un po' i due aspetti che vorremmo in qualche modo toccare durante la nostra discussione, che come sempre ha degli illustri ospiti. Buonasera Irene. Buonasera Enrico. Sì, passo subito a presentarvi gli ospiti che ci aiutano ad addentrarci nel tema e a potercene occupare. Subito un ben trovato, li accogliamo con un applauso, Arnaud Depuyfontaine, CEO di Vivendi, colosso francese nel campo dei media e della comunicazione e socio di maggioranza di Team. Buonasera, Marco Travagli accanto a lui, presidente e amministratore delegato di Nestlé Italia. Buonasera. E ancora il professor Mezzanzanica, prorettore dell'Università Bicocca di Milano e docente di Computer Science e Engineering. Buonasera. Buonasera. Dulcis in fundo, Luigi Ferraris, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato. Ben trovato. Buonasera.
la digitalizzazione come scommessa importante. Un quarto dei fondi che arrivano in direzione del nostro paese, circa 48 miliardi, sono proprio destinati a questo tema, e parlo ovviamente dei fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono investimenti indispensabili per un paese come l'Italia, che resta ancora in posizioni molto basse. Siamo in questo momento al 18° posto in Europa in termini di innovazione e digitalizzazione. Infatti lo vediamo insieme con l'aiuto di una nostra grafica, che non racconta tutto lo scibile umano della digitalizzazione, però aiuta a capire un po' con alcuni numeri la situazione del nostro paese. Eccolo qua, pur essendo il terzo paese a livello europeo come dimensioni economiche, il livello di digitalizzazione è 18° su 27, e siamo, come vedete, in molti settori al di sotto della media europea. Ma c'è un altro dato più significativo che aiuterà a capire anche la discussione tra noi, e riguarda il grado di digitalizzazione delle imprese italiane. Le imprese italiane sono decisamente, magari una parola eccessiva, ma insomma un po' in ritardo su questo tema. Lo vediamo con l'aiuto della seconda grafica, lo vediamo insieme. Insomma, le imprese italiane mature sono solo il 3,8%. Un terzo complessivamente sono sperimentatrici e costruttive, quindi hanno un approccio comunque positivo e stanno iniziando a migliorare, soprattutto negli ultimi 2 anni, come vedremo tra poco. Però c'è ancora un terzo che decisamente è in affanno. Questo è il primo domanda per il professor, Mezzanzani, che sì, che ci permette insomma di inquadrare subito il tema. Vogliamo capire questo anzitutto: se il gap è ancora colmabile e con che tempistiche rispetto al resto d'Europa, perché siamo così indietro? Beh, innanzitutto credo che siamo indietro per una mancanza di competenze, e dall'altra parte delle difficoltà nel misurare quanto gli investimenti in digitalizzazione portano valore in azienda. E questo si vede perché questi dati presentati poco fa nel dettaglio manifestano sostanzialmente che sono le grandi aziende quelle più avanti in questa direzione, soprattutto sulle tematiche legate all'intelligenza artificiale e ai big data, mentre le piccole e medie imprese hanno iniziato un loro percorso certamente, in particolare sulle infrastrutture, e hanno più difficoltà sulle tecnologie innovative. E questo certamente è un tema che bisogna affrontare, che il PNRR può aiutare molto. Professore, diciamo la verità, da alcuni anni andiamo, insomma, sembra di aver capito quanto l'importanza della digitalizzazione sia centrale, eppure ancora questi dati. Ci fa capire in qualche modo sostanzialmente perché è strategico investire e andare in questa direzione? Beh, innanzitutto credo che ci sono due fattori che caratterizzano la digitalizzazione. Il primo è la capacità di rendere efficienti i processi aziendali, quindi il tema dell'efficienza e dell'efficacia dei processi aziendali. Il secondo è quello di generare informazione, conoscenza, che diventa uno strumento fondamentale oggi per migliorare la capacità di prendere decisioni, per supportare la capacità di prendere decisioni, sempre più puntuali e più capaci di rispondere ai bisogni. L'efficienza è chiaramente un fattore che porta le aziende a essere più competitive, ridurre i costi, migliorare la capacità di rispondere ai bisogni. L'efficacia è la capacità di creare delle soluzioni che siano realmente capaci di rispondere a delle diverse tipologie di bisogni che ci sono, che sono differenti ad esempio per classi di età delle persone. E questo è un fattore fondamentale nel far crescere il digitale all'interno dei processi delle organizzazioni. Quindi è un fattore strategico per conoscenza ed efficienza, insomma, queste sono le due linee guida. Scelta dunque fondamentale e strategica per il nostro paese, ma a che punto siamo? Lo abbiamo chiesto al ministro Colao pochi giorni fa, l'intervista di Simona Gallo. Signor Ministro, qual è il suo bilancio dopo 18 mesi? Ma sono stati 18 mesi molto intensi, devo dire positivo, cioè all'inizio qualcuno ci ha detto non ce la farete mai a fare in quello che si credeva dovessero essere 2 anni, tutto quello che avete detto. Io guardo, abbiamo assegnato tutti i fondi per la digitalizzazione del paese, stiamo firmando i contratti in questi giorni, quindi proprio siamo, non solo assegnato, ma siamo nella fase già operativa.
Abbiamo avuto una risposta eccezionale dai comuni, dagli enti locali per la digitalizzazione dei servizi. Stamattina mi dicevano 92% di scuole e comuni sono a bordo. Abbiamo creato, credo, dei programmi molto innovativi sulla parte di competenze, che è un tema su cui dobbiamo parlare perché l'Italia è ancora debole sulle competenze digitali. Siamo partiti con una cosa che si pensava non fosse possibile di fare sulla parte della sanità digitale. Anche qua c'era la storia, si diceva, ma le regioni non collaboreranno mai. Non è vero, le regioni non solo collaborano, ma anche ci stanno aiutando a scrivere le cose. E poi ho avuto questa cosa in più dello spazio, che è eccitante. Abbiamo rilanciato la posizione italiana nello spazio con investimenti e con presenza. Quindi un po' di rammarico perché il passaggio di consegne sarà più accelerato del previsto, però insomma un buon bilancio. La digitalizzazione in Italia ha subito una forte accelerata negli ultimi 2 anni. In Europa abbiamo recuperato 2 posizioni, ma siamo ancora al 18° posto. Dove occorre recuperare di più? Abbiamo fatto buoni progressi sul fronte delle imprese. Le imprese hanno investito, le imprese italiane stanno modernizzandosi. Abbiamo fatto buoni progressi, ma adesso avremo una grande accelerazione col PNRR sulla connettività. Dobbiamo migliorare in 2 aree. Una, sulle quali abbiamo messo le basi, la digitalizzazione della pubblica amministrazione. I nostri servizi pubblici sono ancora relativamente, non in assoluto, ma relativamente poco moderni. E qui dobbiamo agire. Le piattaforme le abbiamo fatte, stiamo completando anche le ultime. E il prossimo governo dovrà veramente agire per fare penetrare poi questi servizi nel quotidiano. E poi quello che invece è la vera sfida, che sono le competenze. Competenze siamo indietro, abbiamo poche competenze STEM, abbiamo ancora una certa quota della popolazione che è digitalmente non esperta. Quello sarà un lavoro più di lungo termine, ma credo che sia forse la cosa più importante. Quindi competenze e pubblica amministrazione sono un po' la sfida per poter andare dal 18° al 12, 13, 9, 8, quello che sarà. Il PNRR dedica un quarto delle risorse, quasi 50 miliardi, alla transizione digitale, ma a che punto siamo? Io penso che il lavoro fatto da tutti i colleghi, cioè da noi e da tutti gli altri colleghi coinvolti, sia stato buono, come ho detto, sul fronte delle imprese. Chiaramente gli incentivi del MISE, le azioni del MISE hanno dato linfa al sistema produttivo italiano che si sta modernizzando. Io tra l'altro credo che la buona performance, quasi inaspettata per certi versi, dell'economia italiana è dovuta anche al fatto che le nostre imprese non hanno sprecato tempo, cioè hanno usato la pandemia, anche quelle piccole, per migliorarsi, per modernizzarsi, per aprirsi di più. Dobbiamo mantenere adesso la velocità, però insomma noi dobbiamo ringraziarle, le piccole e medie imprese italiane, perché hanno lavorato bene. Credo che la cosa importante sia di ricordare che il primo pezzo è sempre facile, poi arriva un pochino di stanchezza e bisogna invece garantirci che quella resistenza naturale di alcune pubbliche amministrazioni, di alcuni che non avrebbero voglia di cambiare, oppure quella diffidenza di alcune imprese che hanno paura a cambiare dei modelli organizzativi, eccetera, deve essere accompagnata, e quindi bisogna anche dedicare risorse alla formazione e alla riformazione delle persone. Allora, c'è, come dire, un punto strategico fondamentale per la digitalizzazione del paese, cioè la rete, altrimenti se non c'è una rete efficiente i dati non possono girare. Arnaud de Puyfontaine, bonsoir monsieur. Bonsoir. Lei è stato presidente di Telecom per molti anni, conosce da vicino la realtà italiana. Oggi con Vivendi siete socio di maggioranza in TIM. In Italia c'è un grande dibattito sulla rete unica, è diventato anzi uno degli elementi anche di discussione della campagna elettorale. Le chiedo, perché secondo lei è una scelta strategica per questo paese dotarsi di una rete unica? Well, thank you for your invitation, and that's a great pleasure for me to be with you this evening. And just qui con voi. Giusto per precisare, sono stato rappresentante di Vivente come azionista primario anche per alcuni anni, perché abbiamo iniziato nel 2015. E ho avuto il grande onore di essere presidente dell'azienda solamente per un anno, ma sin dall'inizio di questo mio viaggio, che è un lungo viaggio, sono sempre stato convinto
che questa infrastruttura della delle telecomunicazioni è una cosa da avere, è un must per accelerare la digitalizzazione del paese. Avete fatto vedere alcune cifre sulla posizione dell'Italia nel contesto concorrenziale europeo, competitivo europeo. Bisogna dire che in Italia non c'è mai stata una rete unica e quindi Telecom Italia adesso può essere in una posizione di leader proprio per la creazione dello scheletro dell'infrastruttura delle telecomunicazioni proprio per accelerare la velocità della banda larga extraveloce. E la visione di Vivendi dall'inizio è sempre stata che Vivendi vuole essere un investitore a lungo termine, perché prima di tutto siamo un'azienda che si occupa di media, di intrattenimento e che opera a livello globale. Ecco perché abbiamo iniziato questa avventura, questo viaggio in Italia con una visione a lungo termine. Prima di tutto perché pensiamo che in Francia e in Italia nel nostro settore possiamo lavorare insieme, possiamo fare molte cose insieme e essere vincenti, ma per noi nel nostro settore avere le giuste infrastrutture, avere la giusta distribuzione dei nostri prodotti, dei nostri contenuti in film, in musica, nell'istruzione eccetera eccetera. Per fare questo dobbiamo avere delle infrastrutture adeguate e abbiamo bisogno della Telecom Italia, che è una grandissima azienda che ha comunque le proprie sfide, e qui ribadisco il fatto che è fondamentale avere il giusto contesto. La rete unica fa parte di questo contesto e è, diciamo, il giusto passo da fare. Perché ci sono voluti molti anni, ma credo che in questo momento possiamo essere a un punto di svolta. E lo dico sempre, lo ripeto sempre, vogliamo essere molto proattivi e vogliamo contribuire, vogliamo essere positivi e costruttivi per creare questa rete unica a vantaggio di tutti i cittadini italiani, a vantaggio di tutta l'Italia e di tutte le imprese italiane. E stiamo facendo il possibile affinché questo avvenga. Grazie Messie Depuy Fuentenna. Parlando di reti digitali di banda larga, vorrei andare a coinvolgere anche Luigi Ferraris, perché di infrastrutture in realtà è assolutamente centrale anche per voi parlare, e soprattutto anche di digitalizzazione applicata. Ieri abbiamo parlato, negli scorsi giorni abbiamo parlato di infrastrutture anche fisiche. Vogliamo capire anche per voi che cosa significa, appunto, in maniera applicata, il termine innovazione e digitalizzazione. Di nuovo buonasera a tutti e grazie dell'invito. Noi, come forse saprete, abbiamo lanciato un piano decennale che prevede investimenti dell'ordine di 190 miliardi, focalizzati su infrastrutture fisiche, sullo sviluppo della logistica e sullo sviluppo del trasporto passeggeri collettivo. Come elementi abilitanti chiave abbiamo messo l'innovazione, la digitalizzazione e evidentemente le persone. Perché la digitalizzazione è importante? È importante perché il gruppo Ferrovie viene da una storia in cui ha avuto al suo interno una stratificazione di sistemi e di ambienti digitali successivi, che spesso non si parlano tra loro. Quindi un primo obiettivo che ci siamo dati, che stiamo implementando, è quello di creare delle piattaforme comuni che consentono di colloquiare tra le varie anime che il gruppo ha. Pensiamo alle stazioni, pensiamo al trasporto sui treni, quanto sia importante tutto questo. Ora, la connettività è un altro elemento chiave, lo sentivamo prima. Perché è importante la connettività? Perché noi comunque portiamo passeggeri, persone che viaggiano sui nostri treni, viaggiano sui nostri autobus, e ormai è evidente che abbiamo bisogno di far sì che queste persone siano connesse, quindi siano collegate con tra di loro e col mondo esterno. E in questo senso abbiamo analizzato un'infrastruttura che Ferrovie ha già nel tempo costruito, che è quella di una sorta di rete di comunicazione interna che vede lungo i binari la presenza di fibra ottica per scopi soprattutto interni. Allora abbiamo analizzato la situazione e abbiamo lanciato un piano in due tempi. C'è un piano iniziale che è già in corso, più tattico se vogliamo definirlo, che prevede il miglioramento della qualità del servizio a bordo treno sull'alta velocità su un livello 4G nell'arco di 18 mesi. Quindi noi vediamo che abbiamo appena implementato un upgrade
nell'area che va da Milano a Bologna, e faremo adesso Bologna-Firenze entro settembre, e nell'arco di 18 mesi su tutta l'alta velocità, quindi Roma-Milano in primis, avremo un livello 4G. E questo è un primo elemento importante. Dopodiché noi abbiamo 17.000 chilometri di linee ferroviarie, comprese l'alta velocità, che raggiungono 2.200 stazioni, 2.200 comuni, e che passano in aree rurali, anche in aree rurali, spesso non coperte adeguatamente da segnali di telecomunicazione. Allora si è pensato che si possa rafforzare quindi questo trasporto, questo livello di connettività, attraverso l'installazione di fibra ottica spenta, che però può essere utilizzata per inserire Wi-Fi a bordo treno, non solo sull'alta velocità, ma su tutti i treni, intercity, regionali, portando quindi la connettività fino alla stazione, che poi è il centro del paese. Ora è chiaro che possiamo immaginare, una volta realizzata questa infrastruttura, il potenziale che ha, perché evidentemente ci sono dei comuni in Italia che oggi non sono ancora raggiunti dalle varie operatori di rete, che a quel punto possono agganciarsi per poter sviluppare una connettività diversa. E pensiamo ai benefici che possono avere questo tipo di infrastrutture, per esempio per gli agricoltori. Gli agricoltori possono sfruttare uno sbraccio, possono collegarsi per poi fare una pianificazione di una irrigazione programmata. Poi anche un potenziamento per i passeggeri stessi, ovviamente. Poi un potenziamento per i passeggeri stessi, e soprattutto diventa un contenitore di dati che poi può essere trasportato nelle singole aree dove possono essere raggruppati, analizzati e sviluppati degli algoritmi che ci possono servire per avere sempre una migliore gestione dell'informazione, anche nell'ottica della manutenzione predittiva delle infrastrutture. Queste le principali novità, insomma, in rampa di lancio per i prossimi mesi. Aggiungo che per quanto riguarda gli investimenti sui 17.000 chilometri, stiamo parlando di 2 miliardi di euro di investimenti che abbiamo inserito recentemente nel contratto di programma. Signora Ferrari, viaggiare un po' sui treni è ancora un po' complicato, avere wifi sicuro, certo. Questo dovrebbe aiutare? Non c'è dubbio, ma allora, questo diciamo riguarda la prospettiva futura. Poi, come dicevo prima, abbiamo delle aree di miglioramento inevitabili che dobbiamo fare, però dobbiamo tenere conto di due elementi. Uno, le nostre infrastrutture ferroviarie e stradali hanno un'età media di 70 e più anni, e questo è un elemento che non possiamo ignorare, perché evidentemente vuol dire che sono state progettate anche per gestire un certo volume di traffico. Quindi bisogna lavorare per aumentare la capacità di trasporto, e il piano industriale va nella direzione di aumentare del 20% per esempio la possibilità di trasportare passeggeri su rotaia. E evidentemente anche l'integrazione modale tra rotaia e gomma è un altro elemento importante, perché le cose vanno combinate. E come entra il digitale qui? Qui per esempio stiamo favorendo già in alcuni casi operativi la possibilità di avere un unico biglietto per utilizzare treno, autobus, l'intermobilità e l'intermobilità. Certo. E questo vale per i passeggeri, ma vale anche per le merci. E questo è l'altro grande polo su cui stiamo investendo. Ne abbiamo parlato, no, Enrico, ampiamente anche durante le ultime giornate. Esatto. Voglio farvi ascoltare ora la seconda parte, ancora un breve pezzettino dell'intervista che ci ha rilasciato il ministro Colao, perché l'inflazione, tutti probabilmente iniziamo già a fare i conti con questo fatto, permette in qualche modo, ha bisogno di una risposta. La digitalizzazione potrebbe in qualche modo esserlo per le imprese, perché permette di abbattere i costi. Ti sentite? Come la digitalizzazione può cambiare il rapporto tra Stato e cittadino? Noi stiamo lavorando e verrà rilasciata a dicembre una nuova piattaforma che darà ai cittadini in automatico accesso ai benefici, bonus, mamma, non lo so, medicine, quello che sarà, automaticamente in quanto prericonosciuti dal sistema. La digitalizzazione in maniera trasparente ti dice: so chi sei, so cosa hai diritto, non ti secco e anzi anticipo il tuo bisogno. Io credo che questo sia una base della fiducia nuova che dobbiamo creare tra il cittadino e lo Stato. Pandemia, guerra in Europa, inflazione alle stelle, non sarà un inverno semplice. A quali condizioni la digitalizzazione può diventare decisiva per rilanciare il paese e che impatto può avere su competenze, professioni e imprese? Beh, la digitalizzazione è essenziale. Allora, noi per anni ci siamo detti: ah, è terribile, digitalizzando tutto andiamo verso un mondo deflattivo, adesso abbiamo un mondo inflattivo.
Ecco, per fortuna c'è la digitalizzazione che può un po' compensare, quindi è una grande opportunità per ridurre i costi, per aumentare la produttività, per dire proprio perché i prezzi delle materie prime stanno salendo, i prezzi dell'energia stanno salendo, cerchiamo di rendere il sistema più efficace, più efficiente grazie alla digitalizzazione. Quindi la digitalizzazione è parte di quella risposta che dovremo dare al nuovo ambiente inflattivo in cui ci siamo trovati. Marco Travaglia, lei guida il gruppo italiano, la divisione italiana, diciamo, di una multinazionale come Nestlé che ha prodotti alimentari di ogni tipo. Abbiamo appena sentito il ministro fiducioso sul fatto che la digitalizzazione possa abbattere un po' l'impennata inflattiva, è così? Buonasera a tutte e tutti, grazie mille ancora per l'invito. Sì, diciamo, l'aspetto di efficientamento interno che la digitalizzazione offre è molto importante. Mi permetta però di, prima di rispondere alla sua domanda, di riagganciarsi un po' al tema dell'innovare per essere umani. La vera sfida della digitalizzazione è quella di porre al centro l'individuo, per cui il consumatore, l'utente, il cittadino, cioè si realizzano veramente i massimi benefici della trasformazione digitale quando si riesce a realizzare un qualche cosa per il cittadino, per l'utente, che sia, diciamo, 10 volte più veloce, 10 volte meno caro, 10 volte più efficiente, cioè quando si riesce a proprio ripensare i propri modelli di business sfruttando al pieno la tematica del digitale. Per cui il digitale non è digitale per sé, il digitale deve essere pensato avendo al centro proprio il cittadino, l'utente, il consumatore, chiamiamolo un pochettino nelle sue varie vesti. Per cui questo è il modo che noi abbiamo anche di guardare alle cose e alle opportunità che la digitalizzazione ci offre. Poi chiaramente gli aspetti di efficienza interna sono molto importanti, cioè affrontiamo sicuramente un autunno estremamente complicato dal punto di vista di tutta una serie di costi. Facciamo un paio di esempi: sicuramente se trasportare un container dall'altra parte dell'oceano costava $1,000 2 anni fa, adesso costa 10,000, per cui noi che gestiamo grandi volumi di traffico, diciamo anche verso gli Stati Uniti, abbiamo bisogno di collegare tutta una serie di sistemi con intelligenza artificiale che diano sostanzialmente in tempo reale dalla produzione alla logistica alla spedizione, per non perdere neanche un'opportunità a ottimizzare i costi. E potrei fare 1,000 esempi di questo tipo che ci sono assolutamente accessibili ormai anche a costi abbastanza vantaggiosi. Altri aspetti sono sicuramente quello della riduzione degli sprechi. Noi utilizziamo intelligenza artificiale, ormai guardiamo tutta la nostra produzione con occhi digitali, per cui tutto ciò che passa anche per assicurare sicurezza alimentare lo guardiamo attraverso gli occhi digitali, che ci consentono veramente di ottimizzare sostanzialmente la produzione, minimizzare gli scarti e al tempo stesso garantire la sicurezza alimentare. Tema sicurezza, un ultimo piccolo accenno su come la digitalizzazione può aiutare anche aspetti che non sono necessariamente legati all'inflazione, ma legati a aspetti strutturali per noi molto importanti, che sono quelli per esempio del tema della sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo sviluppato con competenze interne anche in tempi relativamente brevi una app che ci consente di monitorare attraverso sostanzialmente le attività delle nostre stesse persone, che ci segnalano tutti quelli che sono i pericoli relativi a potenziali pericoli sulla sicurezza del lavoro, siano in sede o in tutte le fabbriche o nelle boutique di Nespresso che abbiamo. Chiunque ci può dire: no, guardate che in questa situazione si è verificato questo rischio di incidente, questo aspetto che potenzialmente potrebbe essere pericoloso, e abbiamo sostanzialmente in tempo reale la mappa di quello che è il livello di rischio di gestione della sicurezza sul lavoro all'interno di tutto il nostro mondo di 10 fabbriche, 70 boutique e vari siti. Per cui le applicazioni sono potenzialmente infinite, bisogna avere la capacità, anche la volontà appunto di dedicarci risorse e competenze. Tra poco approfondiamo alcuni degli aspetti che lei ha toccato con il professor Mezzanzaniga, che è un esperto conoscitore dei processi, come delle dinamiche aziendali. Ma prima però, a proposito di azienda, volevamo passare al primo servizio dedicato al mondo dell'industria. Come l'innovazione può letteralmente cambiare il modo di raccogliere un prodotto primario? Stiamo parlando di agricoltura, di pomodori. Vediamo il servizio. Insta Factory è un progetto fortemente innovativo, vuol dire cambiare il paradigma ancora una volta. Invece di portare il pomodoro verso l'azienda, abbiamo portato l'azienda verso il pomodoro.
la capacità di raccogliere e trasformare immediatamente, esattamente sul campo dove è stato coltivato quel pomodoro, anche avere in quel luogo la sua trasformazione, quindi senza nessun momento di attesa, senza un trasporto che comunque stressa la materia prima. Gli obiettivi sono plurimi. Da un lato vogliamo continuare un percorso di valorizzazione di questa splendida materia prima. Il pomodoro è un simbolo del Made in Italy, molto spesso trasandato, lasciato a un mercato che dice è solo pomodoro. Vogliamo dare ai consumatori un prodotto ancora più eccellente, una ricerca ancora più spostata in avanti e vogliamo continuare in questo cammino anche di attenzione all'ambiente, perché in questo modo evitiamo qualunque tipo di trasporto di materia prima, seppur a distanze molto contenute rispetto a quelle dello stabilimento. Per i consumatori si tratta di un prodotto assolutamente unico, si tratta di un monocultivar dato in mano a degli agricoltori che sono non dei professionisti della qualità, degli 007 della qualità. Sono capaci di fare vere e proprie missioni impossibili, il tutto con un'attenzione maniacale. Ancora una volta la riduzione del tempo è uno tra i modi con cui si preserva al meglio il sapore, la ricchezza di gusto di questo splendido pomodoro. È una sfida perché, a differenza degli investimenti industriali, non dà un immediato ritorno sull'investimento, c'è una visione di lungo termine e soprattutto spesso c'è un effetto climatico che può distorcere completamente quelli che erano gli obiettivi iniziali. Noi però oggi dovremmo veramente fare un salto considerando l'agricoltura con un rispetto estremo per la terra. Il salto di mentalità che come mondo dovremmo fare è veramente cambiare il paradigma da sfruttatori della terra a rigeneratori della terra stessa. Per chi ieri ci ha seguito, abbiamo parlato di un'università che può entrare in fabbrica, quindi una relazione. Qui è direttamente la fabbrica che si sposta e arriva sul campo per un prodotto di eccellenza. Professor Mezzanzanica, vorrei capire se questo tipo di collaborazione, ovviamente c'è un grande processo di ricerca dietro ad ogni movimento aziendale. Vorrei chiederle se è in qualche modo la direzione auspicata questa collaborazione, soprattutto tra università e aziende, che permette anche risultati notevoli, e ancora se ci sono invece, secondo lei, dei gap da colmare, alcuni sforzi sui quali bisognerebbe concentrarsi. Ecco. Ma innanzitutto bisogna, credo, di partire con un'affermazione. Una volta l'università non è più una torre d'avorio. L'università oggi è un luogo dove la relazione che esiste col mondo del lavoro e delle imprese è sostanziale per la sua missione. La sua missione che è articolata su tre grandi dimensioni, cioè la ricerca, la formazione e la terza missione, proprio quello di portare i risultati della ricerca e la formazione all'interno dei territori o delle imprese. Da questo punto di vista si stanno facendo dei grossi passi in avanti, cioè ci sono molte collaborazioni in atto su questi tre fronti e che stanno dando dei frutti molto importanti, sia perché tutta la ricerca che viene fatta in collaborazione con le imprese diventa un fattore di upgrade delle attività formative per i nostri giovani, e questo diventa un fattore fondamentale, sia perché le imprese stanno mandando sempre di più le loro persone che già sono laureate in università a fare percorsi di upgrade delle loro competenze. E questo fatto diventa sempre più una coprogettazione dello sviluppo, sia nelle attività di ricerca sia nelle attività di formazione. C'è un fattore critico che bisogna superare, a volte legato al fatto che ci sono delle difficoltà per le piccole e medie imprese di creare questi tipi di legami, e quindi questo è un fattore importante. L'altro aspetto è quello che veniva accennato prima dell'intervista: alcuni investimenti devono essere di medio e lungo periodo. E non si può fare della ricerca pensando che semplicemente la ricerca debba dare un risultato domani mattina. La ricerca nella sua natura ha proprio il fatto di poter dare alcuni risultati di breve termine anche, ma certamente dei risultati con una visione di medio-lungo termine. E questo deve far parte
diciamo, anche della cultura di impresa che deve crescere anche in questa direzione, credo. Ci diceva Massimo Ibarra ieri sera, numero uno di Engineering, che i lavori dei prossimi 4-5 anni, la metà dei lavori in realtà non esiste ancora, quindi il fatto di doversi aggiornare continuamente giustifica, professore, quell'interscambio tra università e mondo dell'impresa di cui ci parlava in questo momento. Posso fare un esempio molto semplice che mi coinvolge personalmente. Da 10 anni abbiamo iniziato un master, ma così come è successo poi da altri colleghi in Italia, sul tema Big Data Analytics ed intelligenza artificiale. Abbiamo formato più di 400 persone. Questo è iniziato in un modo molto semplice. Noi avevamo questa passione per queste materie che sono il luogo della nostra ricerca. Ma nello stesso tempo abbiamo trovato aziende che ci hanno detto dobbiamo investire e abbiamo cominciato nel 2010-2011 in prima piena crisi economica dove nessuno sembrava volesse investire su questi temi. Per investire su questi temi ci vogliono risorse. Il nostro tessuto imprenditoriale, qui arrivo a Arnaud de Puyfontaine, lo sappiamo, è fatto di tante piccole e medie realtà, insomma grandi multinazionali sono più l'eccezione nel nostro paese che non l'ordinario, cosa invece che in Francia è più visibile, insomma c'è una maggiore concentrazione. Questo in qualche modo vi pone in vantaggio de Puyfontaine da un punto di vista di competitività e in termini di digitalizzazione applicata? Il sistema paese, insomma. Credo che il rapporto tra i grandi gruppi e in generale la loro quantità occorra trovare il giusto ritmo, poiché avete supposto che ci sia un vantaggio competitivo, ma in Francia poi ci sono anche in Francia piccole aziende e devo dire che c'è quasi a volte una mancanza di fiducia tra appunto i piccoli operatori, le PMI e i grandi gruppi. Credo che invece in Italia il numero di aziende incredibili che ho conosciuto anche personalmente nell'ambito appunto delle PMI di questo tessuto è straordinario, ci sono realtà straordinarie. 3 anni fa, proprio prima della pandemia, sono stato in Puglia per un paio di giorni durante il Digiton, un evento proprio dedicato ai finanziamenti, all'imprenditoria digitale e ho trovato un livello di creatività straordinario. Quindi, per rispondere alla sua domanda, credo che la formula magica sia quella di trovare il giusto equilibrio tra i grandi gruppi, quindi con portata internazionale, risorse economiche, che quindi abbiano il potere di poter investire anche in aziende più piccole, più giovani, per consentire loro di crescere. È un po' come nella marina, ci sono appunto le grandissime navi, ma ci servono anche imbarcazioni più agili, più snelle, che possano appunto integrare l'attività delle grandi imbarcazioni. E quindi è la stessa cosa, la struttura del mercato deve essere variegata e da quello che ho visto l'Italia quindi ha grandi risorse, ci sono comunque i gruppi che sono disposti a investire, quindi ci sono grandi asset. Per quanto riguarda Telecom Italia, devo dire che sono state sviluppate varie iniziative per sostenere altre realtà imprenditoriali. C'è un'operazione di ricerca di Telecom Italia che ha dato vita a tante iniziative. Quindi davvero bisogna giocare quindi su queste formule tra partenariati anche tra grandi gruppi e PMI più piccole. E questo è il vero sacro graal da perseguire. Dottore Ferraris, lei ci deve lasciare tra 5 minuti, quindi le do subito la parola, così ci tenevo ad avere a lei un parere specifico. Ho fatto il pendolare per 40 anni, su treni locali prevalentemente, poi negli ultimi tempi sull'alta velocità, quindi insomma ho controbilanciato un pochettino. Ho visto la trasformazione della vostra azienda, poter comprare, vendere tutto un biglietto senza fare la coda nelle biglietterie con un semplice smartphone, che tra l'altro, come avete visto un po' tutti, anche coloro che ci stanno seguendo, è fondamentale per venire anche entrare qui al meeting, mi è cambiata la vita, oggettivamente. Ho una domanda e una curiosità da farle, anche rispetto a quello che lei ha detto prima. Anche i treni sono governati, i movimenti dei treni sono governati da un algoritmo. Fino a che punto possiamo viaggiare sicuri? Cioè il fattore umano non conta più nulla?
No, diciamo, cioè sì, conta come. Non è che i treni sono governati solo da un algoritmo. Diciamo che la tecnologia, la digitalizzazione sta progressivamente permettendo di avere una gestione del traffico dei treni sempre più automatizzato, grazie anche a interventi di digitalizzazione di questo tipo. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando noi viaggiamo abbiamo delle distanze di sicurezza tra un treno e l'altro che vengono rigorosamente mantenuti. Nel momento in cui questa distanza di sicurezza si dovesse accorciare, c'è un blocco a catena evidentemente di tutto il traffico treni. Questo significa che il ruolo del macchinista, per esempio, è sempre presente, ma nel caso in cui ci dovesse essere un problema di questo tipo, la macchina può subentrare. Quindi c'è una dialettica importante tra macchinista e, diciamo, algoritmo più che altro sistema. Bisogna andare sempre di più verso un modello automatizzato e digitalizzato che ti lancia dei segnali di allarme eventualmente e che consente di intervenire anche nell'ipotesi in cui abbiamo visto che cosa è accaduto in alcuni aerei dove si parlava del pilota che si è addormentato. Cioè, c'è sempre un'interazione dove il primato deve restare in mano all'uomo, evidentemente. Quello che pone, quindi la sua risposta è: si sta andando su livelli di digitalizzazione sempre più importante, con ancora l'uomo che dà le carte, evidentemente prende la decisione finale, ma la tecnologia è fortemente a supporto perché ti dà il segnale di allarme quando sei in una situazione di rischio laddove l'uomo non se ne sia accorto. Questo è il punto, il confine deve essere quello, ma dobbiamo sempre mantenerne, come dire, la tecnologia deve essere a nostro supporto, deve essere un mezzo, non un fine, altrimenti rischiamo poi di diventarne schiavi, di non governarla più adeguatamente. Però per tornare al discorso anche della digitalizzazione che noi stiamo portando avanti assieme ad altre imprese, è chiaro che i nuovi algoritmi, i nuovi tool ci consentono di fare delle attività che una volta erano più manuali, erano fatte con processi più complicati e più complessi. E quindi evidentemente c'è una sorta di disintermediazione dell'uomo se non la gestiamo adeguatamente. E qui dobbiamo fare in modo che la tecnologia diventi uno strumento a supporto di nuove professionalità e di nuove evoluzioni. Come questo? Grande formazione. Noi siamo una struttura da 80.000 persone, abbiamo un'età media di 43 anni, quindi vuol dire che siamo già scesi e abbiamo in programma di assumere 40.000 persone che saranno sostanzialmente giovani, quindi l'età media scenderà ulteriormente, ma noi non possiamo permetterci di lasciare nessuno indietro. Dobbiamo avere tutti a bordo. Allora dobbiamo progressivamente cambiare anche il modo di lavorare, dobbiamo creare delle comunicazioni interne. La comunicazione è importante, lei ha fatto il pendolare per 40 anni. Noi dobbiamo, io più o meno ho fatto il pendolare anche nella mia vita con altre attività, però insomma sono un attento. Da amministratore legato viaggia comodo però, no? Beh, viaggio, ma ho fatto anche il pendolare, diciamo, prima di entrare in ferrovia, quindi prendevo quello che... Però sono un viaggiatore scomodo, nel senso che io sono un grande osservatore, quindi ogni volta che vedo qualcosa... Vai in incognito sui treni. Vado, esattamente. Però il punto è quello, dobbiamo sfruttare la possibilità di avere delle piattaforme integrate nell'ottica di una cultura di servizio verso il passeggero. Cioè noi dobbiamo semplificare la vita al passeggero. Quello che penso che la digitalizzazione, la tecnologia ci consenta di semplificare la vita al passeggero, ci consenta di avere un monitoraggio delle infrastrutture più adeguato. Pensiamo ai cambiamenti climatici. Pensiamo se avessimo già oggi quella infrastruttura di cui vi parlavo prima, con dei punti di osservazione importante sul territorio. Potremmo anche prevenire o fare un'azione di supporto assieme alle istituzioni, insieme alla protezione civile, per identificare delle aree più a rischio. Quindi la potenzialità è enorme. Si deve accompagnare con un grande sforzo di formazione interna, di inclusione, e non bisogna lasciare nessuno indietro, perché se si lascia una parte indietro, poi si, diciamo, prima di tutto non si agisce in modo etico nei confronti di un'impresa che deve progredire in modo armonico. E secondo luogo poi ci sono delle inefficienze inevitabili anche interne. Chiarissimo. Se per Castelli era sicuramente un cambiamento importante anche questo di acquistare il biglietto online, e lo è sicuramente anche per noi, c'è un altro fattore che, o meglio, un altro luogo in cui il cambiamento è stato molto visibile, cioè la banca. In questo momento, insomma, sempre meno ci si reca agli sportelli bancari e sempre più invece è una banca che ci arriva quasi in casa. Lei, peraltro, nel mondo finanziario c'è stato, ha seguito la privatizzazione di Poste, perciò sicuramente potrebbe anche aiutarci in questo. Le chiedo di farlo magari la prossima puntata, so che deve andare via, quindi la ringraziamo e la facciamo. Grazie a voi. Sicuramente andare ai suoi impegni, la ringrazio.
E nel ringraziarlo direi allora di approfondire il tema bancario e digitalizzazione, lo facciamo con un servizio dedicato. Per me l'Italia ha dato tanto da bambino, da ragazzo, mi ha fatto crescere sano e io non ho mai dato niente all'Italia. Quando c'è stata questa occasione di poter fornire le mie competenze all'Italia in un momento di emergenza come quella pandemia e l'Italia aveva bisogno di persone che potessero aiutarla, io non mi sono tirato indietro, per me è stato importantissimo. Io sono stato insegnante e da insegnante, un lavoro nobile, tu hai un impatto positivo su X persone, gli studenti. Sono stato anche imprenditore, da imprenditore tu hai un impatto, che ne so, X quadro sulle persone che lavorano con te, il lavoro che dai, gli stipendi. Però trasformare l'INPS, l'impatto che dai è sull'Italia, è X a decima, cioè un impatto gigantesco. Nell'immaginario collettivo l'INPS è ancora sinonimo di pachiderma, immobile. Da dove sei partito nel tuo lavoro e quali sono i primi risultati? L'INPS è un'immagine vecchia? Sì, purtroppo sì. L'INPS sta cambiando, altro è vero? Sì. Ci sono stati tanti concorsi in cui tanti giovani sono entrati recentemente in INPS e l'INPS si è anche aperta al mondo privato. Io ne sono un esempio, così come me tanti altri, anche i dirigenti della mia struttura vengono dal privato. E in questo anno e mezzo in cui siamo partiti durante la pandemia a creare nuovi servizi in INPS, noi siamo partiti dal basso. Con il mio team siamo andati, perché non lavoro di un'unica persona, lavoro corale, abbiamo parlato con le sedi, abbiamo visto i problemi che le sedi territoriali avevano e uno dei problemi era la cassa integrazione. Io ti dico, la cassa integrazione è un problema, a me proprio mi ha fatto male al cuore vedere tutte quelle persone che hanno chiesto domande di cassa integrazione, perché tu la vedi sul computer, una riga, dietro una riga, centinaia di righe, dietro quella singola riga si cela un padre, una madre che non riescono a portare avanti la famiglia, si nasconde un imprenditore che pensa di essere un fallito nella vita come professionista, è terribile. Quello che abbiamo fatto con la cassa integrazione è siamo riusciti a creare un nuovo portale che potesse liquidare domande di cassa integrazione in pochissimo tempo e potesse anche rilevare gli errori in tempo di domanda. Questo è stato il primo progetto in cui l'INPS ha usato metodologie agile, che sono metodologie di sviluppo, la prassi nel mondo privato, ma nella pubblica amministrazione ancora non erano così ben viste. Quindi questo è un qualcosa di cui siamo orgogliosi portato avanti. Un'altra cosa, abbiamo introdotto l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nel vero senso della parola. Dei progetti, uno dei progetti che abbiamo portato avanti in quest'ultimo anno è stato quello di classificazione automatica delle PEC. Siamo riusciti a classificare il contenuto delle PEC che il cittadino manda all'INPS in modo da poter smistare questa domanda in maniera più veloce verso il funzionario che può processarla. Questo progetto è stato premiato dall'UNESCO, del laboratorio di intelligenza artificiale dell'UNESCO, come top 10 mondiale dei progetti che fanno uso estensivo di intelligenza artificiale per supportare i 17 SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Quindi è qualcosa che veramente ci riempie di orgoglio, perché uno vede l'INPS come qualcosa di vecchio, invece in realtà siamo diventati un po' all'avanguardia della tecnologia moderna mondiale. Quali caratteristiche deve avere chi vuole lavorare con te? Si parla tanto in Italia di fuga dei cervelli e di talenti. Secondo me il talento è importante, ma più che il talento ci vuole la grinta. Quindi per lavorare qui in IMSS, dove in IMSS si dice non lavorare con me, ma si lavorare con me e per l'Italia soprattutto, bisogna avere la voglia, la fame di poter portare qualcosa per il paese, la voglia di voler servire il paese, la grinta, qualcosa, insomma un fuoco dentro che ti arda. Quindi questa è la condizione sine qua non. Detto questo, le procedure di assunzione nella pubblica amministrazione purtroppo nel mondo informatico sono un po' antiquate, sotto molti punti di vista anacronistiche. I famosi concorsi, bandi, sono qualcosa che lasciano il tempo che trovano e ormai non sono più di uso comune. Io spero che ci siano nuove realtà come magari 3i, che è la nuova società di servizi software che si sta creando tra IMSS, INAIL e ISTAT, possa sopperire a questa mancanza e quindi poter assumere il meglio del meglio che l'Italia può offrire. Come voi sapete, facendo la diretta, il bello della diretta, può succedere qualche errore. Allora, in questo caso qui era il terzo servizio che dovevamo presentarvi, perché dopo aver parlato di imprese, di servizi con le banche digitali, avremmo parlato della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione, prendevamo esempio il pachiderma INPS, che ha affidato la digitalizzazione della propria riorganizzazione digitale a un giovane 43enne come Vincenzo Di Nicola, che dopo essere stato un protagonista del mondo Bitcoin è stato chiamato un anno e mezzo fa, neanche due anni fa, dall'INPS e ha accettato questa scommessa e ha raccontato quello che in questo anno e mezzo sta facendo. Ognuno di voi può sperimentare come l'INPS è cambiata in questi anni. Io facevo un passo indietro, andavo dal dottor Travaglia, abbiamo visto come sta cambiando il mondo. Volevo da lei una cosa che interessa anche come consumatore, cioè
come, diciamo, la digitalizzazione aiuta e vi aiuta ad affrontare il consumatore, il cambiamento di gusti, la qualità, la sicurezza alimentare. Grazie. No, sicuramente è un tema ampio, cercherò di tenerlo in due minuti. Partendo magari da alcuni esempi concreti del nostro agire quotidiano come azienda. Se noi possiamo distinguere magari settori su cui abbiamo un rapporto più diretto con il consumatore, penso ad alcune linee dei nostri prodotti, penso a Nespresso. Nespresso è una parte della nostra azienda che nasce già veramente con una componente di digitalizzazione, di rapporto diretto col consumatore estremamente sviluppato. Questa parte qua ci ha consentito, attraverso la conoscenza dei gusti del consumatore, dei dati, lo sviluppo, diciamo, di tutta una serie di conoscenze nell'arco degli anni, proprio perché avevamo appunto un rapporto diretto, di arrivare a sviluppare nuove ricette, nuove modalità di interazione proprio con il consumatore, arrivare a servirlo molto meglio. Perché poi alla fine tutti noi abbiamo parlato, diciamo, di INPS, abbiamo parlato dei biglietti del treno che si possono fare digitalmente. Tutti noi abbiamo la percezione, perché stiamo immersi dentro questa trasformazione digitale, che vediamo che ci porta dei benefici quando ci rende sostanzialmente la vita più semplice. E questo è anche un pochettino il compito di arrivare a sfruttarla meglio. È più semplice quando hai un rapporto diretto, per noi che facciamo largo consumo, con il consumatore. È meno semplice magari quando non hai un rapporto diretto. Parliamo di altri prodotti, noi vendiamo prodotti per cani e gatti, alimentazione per cani e gatti, questi non li vendiamo direttamente ai consumatori, li vendiamo tradizionalmente attraverso i supermercati o i negozi specializzati. Lì è diverso, perché c'è tra l'altro anche un doppio rapporto, perché hai il proprietario e poi hai anche il cane e il gatto. Lì non siamo ancora arrivati a digitalizzare la relazione con il cane e con il gatto, ci stiamo arrivando però a lavorare un pochettino su altri aspetti di conoscenza. Lì in realtà è più come riesci a arrivare a comunicare sostanzialmente la tua offerta di prodotto. E qua la digitalizzazione ti aiuta dal punto di vista della comunicazione. Cioè, sicuramente se io sono un proprietario di un cane e di un gatto e voglio fare pubblicità, il 70% di quello che io faccio come pubblicità in televisione va disperso, perché i proprietari di cani e gatti sono il 30% della popolazione. Per cui il digitale lì ci aiuta in realtà a arrivare a comunicare il nostro messaggio meglio a chi realmente è interessato, a chi ha un cane e a chi ha un gatto. E attraverso appunto tutta una serie di attività su acquisizione dei dati di prima parte, seconda parte, tutta una serie, diciamo, di meccanismi che si sono sviluppati negli anni per la migliore targetizzazione, usiamo questo termine un po' brutto, ma per arrivare veramente a parlare a chi è interessato di quell'argomento. Ecco, senza essere invasivi, perché poi effettivamente la pubblicità, quando non ti riguarda, offre ovviamente una sensazione di rigetto, ma se si riesce a calibrare molto bene questo lavoro, proprio di arrivare a parlare di quello che ti interessa realmente col tono giusto, la digitalizzazione oggi offre, per chi opera nel nostro settore del largo consumo, appunto anche in attività intermediate dove non vendiamo direttamente, grandi opportunità. Poi ovviamente l'esplosione dell'e-commerce ovviamente ci ha consentito la possibilità di servire al meglio i consumatori, e anche qui alla fine acquisire sostanzialmente dati, perché poi tutta la partita del miglior servizio al consumatore, miglior servizio al cliente, si gioca sostanzialmente la sulla capacità di profilare, acquisire dati, ma anche lì con la finalità appunto di servire meglio, ecco. E su questo vorrei chiedere anche a Depuy Fontaine, sicuramente la profilazione è importante per riuscire a dialogare con l'utente. Di lui ormai si sa, di noi si sa praticamente tutto. C'è secondo lei un limite però da porre su questo? Senza dubbio, sì, ci sono limiti da porre, poiché in ogni nuovo ambiente, in ogni nuovo settore, come anche la digitalizzazione, qualunque sia lo scopo finale, abbiamo bisogno come individui di essere sempre in controllo, cioè ci sono tantissimi vantaggi e benefici da trarre anche rispetto all'accesso alle informazioni, ai servizi. Quindi la capacità di trarre grandi vantaggi da tutti gli ambienti digitalizzati. Abbiamo visto le opportunità enormi che ci sono, e quindi abbiamo anche il metaverso, che è un'altra grande opportunità. Due mesi fa abbiamo
acquistato appunto anche qui una piattaforma con la quale riusciremo a rafforzare il rapporto col nostro pubblico e creare quindi degli show digitali per appunto creare eventi in questo nuovo mondo virtuale. Ma bisogna definire delle regole anche rigorose, perché come esseri umani, ripeto, dobbiamo sempre essere in controllo. Ecco perché ci vuole anche appunto trasparenza nel rapporto con i grandi operatori del settore, e come individui, come esseri umani, dobbiamo poter controllare anche i dati che siamo disposti a condividere nell'ambiente globale digitale. Ecco perché ci sono varie iniziative, e anche l'Italia e la Francia sono stati coinvolti nei negoziati con Twitter, Google, Facebook. Davvero è importantissimo definire delle regole chiare e ferme, e soprattutto porre sempre l'uomo al centro di tutto quello che si vuole condividere, e quindi il livello di coinvolgimento che si vuole dare in questo mondo digitale. Quindi questo deve far parte delle nuove regole che verranno quindi definite e applicate. E i robot hanno bisogno di più, cioè i robot sono più i robot che hanno bisogno dell'umanità che viceversa. Quindi il fatto di essere sempre in controllo è assolutamente della massima importanza per il futuro. Parliamo allora di umanità e mondo bancario, se possiamo, con sicuramente uno sguardo digitale. È pronto il servizio che vogliamo farvi vedere. Versamenti, mutui, bonifici, tutto con un click. È uno slogan pubblicitario, ma ormai è una realtà. È sufficiente uno smartphone, gestire i soldi sembra quasi un gioco. La pandemia ha solo accelerato il processo di digitalizzazione del sistema bancario. Gli ultimi dati di Banca d'Italia parlano infatti di una riduzione di oltre 10.000 sportelli tra il 2011 e il 2020. Ma se tutto sembra diventare virtuale, i soldi e i risparmi di una vita sono indubbiamente una realtà molto concreta. Proteggerli è dunque uno degli imperativi per il sistema bancario. E così il tema della sicurezza è diventato fondamentale e il ricorso all'intelligenza artificiale è una risorsa indispensabile. Negli ultimi anni abbiamo visto che nell'individuazione, nella prevenzione dei frodi, molto preziosi si stanno rivelando gli algoritmi di intelligenza artificiale, che ci permettono appunto di prevenire molto meglio rispetto alle metodologie classiche i tentativi di frode. Questo avviene perché gli algoritmi di intelligenza artificiale lavorano sul comportamento dei nostri clienti, che viene compreso, e quindi i comportamenti anomali vengono recepiti e individuati. A fronte di una crescente complessità dei processi, l'innovazione è dunque decisiva. Non c'è altra strada se si vuole gestire enormi quantità di dati dei clienti ed offrire loro servizi di assistenza 24 ore su 24. Ecco un altro esempio. Oggi sta crescendo l'offerta di investimenti finanziari attraverso i cosiddetti robo-advisor. Utilizzando altri algoritmi, possono decidere la diversificazione degli investimenti da offrire al cliente in base al suo profilo. Un profilo però non più fatto dal direttore di banca, ma sempre dall'algoritmo. La domanda dunque è d'obbligo: la digitalizzazione significa la perdita del rapporto umano in banca? No, tutt'altro. Questi algoritmi, invece, al contrario di quanto si possa immaginare, ci stanno aiutando nel capire ancor meglio i bisogni e le necessità dei nostri clienti, quindi di rispondere a questi bisogni in maniera molto più puntuale ed efficace, e che quindi sia al servizio dei nostri clienti. Lo sportello continuerà ad esistere assolutamente per tutta una serie di bisogni dove lo sportello è necessario, ma spesso lo sportello era una perdita di tempo per il cliente stesso. Il cliente stesso, attraverso i canali digitali, può rispondere alle proprie necessità in maniera molto più veloce ed efficace, ma lo sportello, per lì dove sarà sempre necessaria l'interazione tra uomini, sarà sempre presente. L'obiettivo della digitalizzazione è dunque creare un rapporto alternativo, ma non sostitutivo, con il cliente. Così facendo, da un lato si raccolgono i vantaggi della relazione fisica, capacità di ascolto, intercettazione dei bisogni, relazioni interpersonali. Dall'altro quelli derivanti da servizi digitali, da remoto, come puntualità, rapidità, ubiquità. È da questi processi che nascono le nuove competenze richieste a chi vuole lavorare in banca oggi. In una prospettiva di un futuro sempre più digitale e sempre più efficace verso i bisogni del cliente, le discipline STEM, quindi legate alle materie scientifiche, in questo momento sono
fondamentali da inserire, e loro stanno lavorando, queste, i nostri tecnici, molto però a contatto, in sinergia con quelle che possono essere chiamate figure di stazione umanistica, quindi sociologi, filosofi e legali. Perché questo? Perché riteniamo che un approccio umanistico rivolto al cliente sia ancora molto efficace. A partire da queste ultime indicazioni vorrei fare una domanda molto rapida, una battuta sia ad Arnaud De Puyfontaine che a Marco Travaglia. In un'azienda, in aziende come le vostre, 4.0 possiamo definirle così, che tipo di competenze sono necessarie per un giovane che in questo momento guarda il mercato del lavoro? Travaglia. Sicuramente, come diceva prima anche persona che parlava dell'INPS, ci vuole molta curiosità, molta fame. Grinta, fame. Coraggio, ma secondo me il vero tema è la capacità che dobbiamo avere noi che abbiamo la guida di queste aziende di comprendere le esigenze delle nuove generazioni. Noi abbiamo tre generazioni sostanzialmente al lavoro, noi boomers che guidiamo un po' in questo momento le aziende, ma poi c'è la generazione Y, la generazione Z, millennials, generazione Z, che sono quelli che saranno in grado veramente di portare il cambiamento. Per cui noi dobbiamo come manager essere in grado di creare la cultura per creare le condizioni migliori per queste nuove generazioni di lavorare all'interno delle aziende e non lasciare, come si diceva prima, indietro nessuno, perché c'è bisogno ancora della nostra esperienza, ma soprattutto del loro coraggio, della capacità di innovazione dei giovani. Per cui questo è il compito, secondo me, per fare la vera trasformazione digitale. De Puyfontaine. Esattamente la stessa cosa. L'anticipata. Sono totalmente d'accordo. Voglio solamente aggiungere che l'agilità e la creatività sono fondamentali, di grandissima importanza in qualsiasi azienda. Ci sono tre elementi chiave che sono la trasformazione, perché siamo nel mondo della trasformazione, l'innovazione, perché dobbiamo innovare, e la creatività, perché dobbiamo avere nuove idee, idee geniali, proprio per soddisfare le esigenze di tutti. Nell'industria musicale, ad esempio, nel settore musicale, per 15 anni, con tutti i CD che hanno ridotto le vendite, eccetera, eccetera, e hanno perso l'85% dei profitti in più o meno 15 anni. In 5 anni, e nella Universal Music Group, Jovanotti in Italia ad esempio, siamo arrivati alla leadership attraverso lo streaming, e questo adesso è un settore che sta crescendo e che si è reinventato. Questo grazie alla digitalizzazione e grazie all'innovazione e grazie anche alle nuove capacità della distribuzione. Quando vedete i profili delle persone che hanno gestito e portato avanti questa trasformazione, erano profili che assolutamente sono quelli che sono stati appena descritti, e sono molto fortunato perché io sono boomer proprio come lei e ho un fantastico consiglio che mi dà dei consigli straordinari, cioè i miei quattro figli, e sono le migliori persone che mi possono spiegare quello che succede adesso in questo mondo nuovo, e questo mi permette di reinventare e mi permette anche di capire quello che magari avrei dovuto fare in passato e che non ho fatto. Quindi grazie ai miei quattro figli, adesso li ringrazio ufficialmente, pubblicamente dal palco. Professor Mezzanzani, che a lei conosce il mondo delle aziende, ma come professore ha a che fare tutti i giorni con i giovani. Cosa dice ai giovani di oggi che vogliono entrare nel mondo del lavoro e stanno attrezzando? Ma mi sembra che oggi sia emerso con chiarezza che il tema del digitale non può essere solo una visione tecnicistica, che c'è un affronto di una complessità e quindi che richiede multidisciplinarietà, la capacità di lavorare insieme. È sempre più significativo il fatto che nella ricerca delle persone in azienda compare l'idea di avere competenze specifiche, ma nello stesso tempo conoscere gli ambiti applicativi in cui l'azienda lavora, i domini dove lavora, avere delle soft skill, quindi delle capacità di stare con gli altri a lavorare, perché oggi chi lavora nel digitale non è solo un tecnico, questa è la questione fondamentale, deve portare valore. Da questo punto di vista bisogna superare delle difficoltà che ci sono nel digitale,
noi spesso ci troviamo davanti a delle applicazioni rigide che ci rendono difficile la vita. Dall'altra parte ci troviamo davanti a delle applicazioni invece che hanno una prospettiva totalmente diversa, molto più flessibili, molto più adeguate alle nostre esigenze. Faccio un esempio semplicissimo. Noi potremmo scegliere di stare davanti a un'applicazione che per fare una cosa ci chiede di rimanere lì dei minuti e stancarci e non voler andare avanti per la rigidezza proprio dell'informatica, tra virgolette, del digitale, oppure possiamo prendere un navigatore che nel tempo, appena succede qualcosa, ci dice di cambiare strada, perché gli eventi ci fanno cambiare strada. Quindi il digitale può creare rigidità o flessibilità, e qui entra in gioco l'avere a fronte di una complessità e dell'innovazione che deve essere sempre continua. E i giovani devono essere allenati su questa flessibilità, su questa creatività, non solo sul tecnicismo. Grazie. Grazie, professor Mezzanzanica, grazie, dottor Travaglia, e grazie, monsieur Puyfontaine. Ma non ho capito una cosa. Lei è favorevole alla rete unica. Non ho capito se sia favorevole anche a una rete unica pubblica. Credo che la domanda non è chi debba essere il proprietario di questa rete. In questo momento non so dirvelo chi lo sarà, ma la cosa importante non è chi sarà il proprietario, ma qual è l'obiettivo di questa rete e come la rete ci permetterà di accelerare la digitalizzazione e la banda ultralarga proprio a vantaggio dei cittadini italiani e delle piccole e medie imprese italiane. Questa è la cosa più importante, e come azionista dell'azienda quello che farò io è cercare proprio di facilitare le cose per avere le giuste condizioni, se mi viene permesso di farlo. Quello che faccio ogni giorno è creare appunto le giuste condizioni e un ambiente favorevole con i politici e con gli azionisti e con tutti quanti per portare avanti le cose. Quindi questa è la mia risposta alla sua domanda. Grazie, grazie, grazie che per voi che ci avete seguito qui in diretta in presenza. Grazie Irene, appuntamento domani, quinta giornata, ci occuperemo di lavoro e di inclusione. Sarà con noi tra i vari ospiti il ministro Bonetti. Buona serata a tutti. A domani. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
I sogni hanno la forza di connetterci al futuro. Ci trasmettono l'energia che nasce dal desiderio. Ma a volte i nostri sogni si connettono con quelli di qualcun altro e insieme conquistano il mondo. Pronto? Una cosa così. Il cuore è un po' più tridimensionale. Va bene. Per me è la migliore. Team, la forza delle connessioni. Tutti viviamo momenti unici che vogliamo proteggere. Scegli Immagina Adesso di Generali, un'unica polizza che evolve con te. Contatta subito i nostri agenti generali per scoprire la soluzione più adatta a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. La verità è che non ci siamo mai fermati. Proprio quando il tempo sembrava immobile, il pensiero si è mosso in un modo diverso. In quell'istante è cambiato tutto. Abbiamo costruito qualcosa che fosse solido abbastanza da sostenere quella leggerezza. Abbiamo trovato il nostro tempo. Chi veloce, chi lento. Un tempo umano. Un tempo nuovo.